Far West è in pieno centro all'Aquila, dove in un'operazione antidroga con inseguimento e speronamento, la squadra mobile dell'Aquila è stata costretta a sparare anche, una volta messa in sicurezza la zona, dei colpi di pistola in aria nel tentativo di fermare tre stranieri, due con precedenti. Si tratta di albanesi che sono stati denunciati a piede libero. Gli uomini della squadra mobile diretta da Tommaso Niglio, durante un appostamento in viale Duca degli Abruzzi, dove alcuni residenti avevano segnalato episodi di spaccio, sono stati costretti a inseguire una Mercedes sospetta. Una volta giunti nei pressi della rotonda all'incrocio tra viale della Croce Rossa, viale Corrado IV e via Beato Cesidio, quando la polizia ha tentato di fermare l'automobile, il malvivente alla guida ha cercato di forzare il posto di blocco e, per guadagnarsi la fuga, ha ingranato anche la retromarcia sbattendo una vettura che arrivava da dietro. L'inseguimento è proseguito anche lungo via Beato Cesidio, davanti al comando provinciale dei carabinieri in via Antica Rischia, in direzione del quartiere di Pettino. Prima di essere fermati, i due hanno tentato la fuga a piedi, dirigendosi verso la Boscaglia. A quel punto gli agenti sono stati costretti a esplodere due colpi di pistola in aria perché la corsa dell'auto con a bordo i due era divenuta pericolosa. Subito dopo è stata effettuata anche la perquisizione dell'abitazione di un terzo uomo in via Don Bosco, nei pressi della quale è stato trovato anche materiale per il confezionamento dello stupefacente e un piatto con della polvere che ovviamente è in corso di analisi, potrebbe essere droga. Gli albanesi, tra i 25 e i 30 anni, potrebbero anche aver fornito un'identità falsa perché uno non aveva i documenti. Sono stati denunciati a piede libero.